Allora, sindaco, finalmente liberi questi due marittimi mazzaresi. La barca andrà in battuta di pesca fra una decina di giorni, quando terminerà il riposo biologico. Però, insomma, è stata una faticaccia questa volta. Questa storia del mammellone, insomma, è insopportabile ormai diventata. Sempre più difficile. Naturalmente siamo contenti per il buon esito della vicenda, ma non è la prima volta che esprimiamo questa contentezza, perché anche in passato si sono verificate situazioni di questa natura. E purtroppo, se le cose non cambiano, temo che si potranno ripetere. Naturalmente, ne ho anche parlato con l'onorevole Ciotto un attimo fa, bisogna che ci si organizzi diversamente. L'Unione Europea si deve rendere conto che il Mediterraneo non è il mare del nord. Il Mediterraneo è un incrocio di culture, di civiltà, di interessi economici giganteschi che vanno trattati bilateralmente. L'Unione Europea deve dare la delega all'Italia per discutere con la Tunisia, con la Libia, con la Mauritania, in modo tale che il progetto sia conosciuto da coloro che lo affrontano. Lì è la soluzione. Se questa soluzione non arriva, temo che questi episodi si potranno ripetere. Con noi c'è l'eurodeputato, appunto si parlava di Europa, l'onorevole Ciocca. Allora, l'Unione Europea, insomma, si interesserà di questo caso che ha fatto tanto rumore in Italia? Ma intanto siamo qui oggi in un momento di festa e sono contento di vedere due connazionali che sono ritornati dalle loro famiglie sul loro territorio, e di questo oggi, insomma, dobbiamo essere contenti. È chiaro che non deve finire oggi il problema, cioè il sacrificio di Salvatore e di Giacomo deve essere un sacrificio finalizzato a far riflettere l'Unione Europea, a far riflettere il nostro paese, che non si deve ripetere questa situazione. Una situazione che ho avuto modo di vivere personalmente, perché sono stato a Sfax quando i nostri due connazionali erano bloccati, io dico sequestrati, proprio sul loro peschereccio al porto di Sfax. E quella situazione, che è una situazione inaccettabile, non si deve assolutamente ripetere. Pensare che per 20 giorni ci sono due connazionali bloccati sulla loro attività, e anche bloccata l'attività senza nessuna colpa, è qualcosa che essere risolta definitivamente con un ruolo assolutamente... Ma ritiene che l'Europa si interesserà di questa storia del mammellone? Io posso dire questo, che l'Europa su questo tema era sorda e forse anche distratta. Martedì scorso alla plenaria di Strasburgo, durante le operazioni di voto, quindi anche un po' fuori dalle regole del regolamento europeo, io ho chiesto la parola e davanti a 751 deputati europei ho rappresentato la situazione che colpiva appunto Salvatore Giacomo. Il Presidente del Parlamento europeo, Tajani, è intervenuto subito con la diplomazia europea, e devo dire la verità che quello che non è riuscito a fare l'ambasciata italiana, che non è riuscito a fare il governo italiano, è riuscito a farlo in questo caso la diplomazia europea. Insomma, quindi molto si è fatto per far rientrare Salvatore Giacomo. Eppure qui a Mazara noi ospitiamo tunisini, è una città che viene considerata in tutto il mondo ospitale, insomma. Cioè, i tunisini non si sono accorti mai di questa storia che vive qua Mazara? No, per la verità le istituzioni tunisine se ne accorgono, ma anche la Tunisia chiede di poter trattare direttamente, bilateralmente con l'Italia, ma ci vuole il placet, l'ok dell'Unione Europea. Mazara del Vallo è un modello esportabile in tutto il mondo, qui ci sono culture diverse, religioni diverse che si professano e si praticano con tranquillità. Possiamo dire che Mazara del Vallo è la città tunisina più tunisina d'Europa, questo le istituzioni tunisine lo sanno, e io credo che anche il buon esito di questa situazione, grazie all'intervento diplomatico e politico, ma sia anche il frutto della presa di coscienza che Mazara del Vallo è anche tunisina. Ma perché non utilizzare al meglio questa situazione? L'unica casa tunisina nel mondo è a Mazara del Vallo, l'ha data il comune di Mazara del Vallo. Se camminate per la casbah recuperata, la maggior parte della popolazione è tunisina. Perché non utilizzare queste cose? E purtroppo ci vuole un peso politico maggiore, ci vuole una presa di coscienza maggiore da parte della nostra rappresentanza parlamentare europea nel Parlamento europeo, e ci vuole una presa di coscienza soprattutto della Commissione europea, che deve consentire a noi di discutere direttamente. Quindi non vuole e non sarà una conferenza stampa polemica, ma l'obiettivo principale, signor Sindaco, caro Angelo e cari amici, è uno soltanto: che noi non vogliamo che altri subiscano quello che noi abbiamo subito, perché
e da 50 anni ci sono stati pure morti in questa città per questa vicenda. Io non voglio entrare nel merito di chi ha ragione e di chi ha torto in generale, però sicuramente ogni episodio di sequestro che si concretizza col pagamento della multa più o meno consona bla 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 viene poi archiviato, si spengono le luci e da quel momento poi c'è bisogno che ne succeda un'altra per far sì che poi se ne riparli di nuovo. Noi chiediamo al sindaco, a chi ha responsabilità istituzionale, di lasciare accese le luci su questa vicenda, perché credo che possa rappresentare, secondo la nostra modestissima esperienza, perché noi da 50 anni che facciamo armamento e pesca non avevamo mai avuto esperienze così traumatiche con la Tunisia, non siamo stati mai sequestrati, abbiamo avuto episodi positivi, perché quando c'era stato da salvare vite umane non abbiamo esitato mai un attimo. Il momento più critico è stato quando abbiamo visto questo mezzo militare che ci è salito a bordo intorno alle 21:15 di sera, che sono saliti che erano neri, inchiodendo tutto l'equipaggio, la prua, e a me inchiodendomi sotto braccia della gabbina, non sapendo più niente della mia imbarcazione. Ma immaginavo che già avevamo rotto la Spaghes e che ci stavano prendendo prigionieri.